Ciao Giova. Scusa Giova, ma tu con la Boldrini in auto cosa faresti? No, perché io le direi il finestrino, tiriamo su. No, deve chiudere bene, è difettosa. Chiuda, ecco. Caldo, freddo, perfetto. Radio, siamo accesa. Non le piace Cruciani? Spegniamo? Ma dove la porto? Andiamo da Fazio? No. Presidente, scusi, con lei in macchina, nella zona ZTL, entriamo. Ah no, scusi, è di sé. Scusa Giova, sono partito a Capocchia. Non so nemmeno se hai letto la notizia. Perché magari ti è sfuggita, dato che non ne ha parlato nessuno. Dunque, Grillo sulla sua pagina di Facebook ha lanciato questa domanda. Cosa faresti con la Boldrini in macchina? Grillo, che domanda hai fatto? Naturalmente si è sbizzarrito il popolo degli insulti. Ma cosa si aspettava Grillo? Fare certe domande in rete è come scrollare un elefante che ha mangiato una montagna di prugne. Cosa ti aspetti che esca? Grillo si è giustificato dicendo che i commenti volgari e sessisti sono arrivati di notte e non hanno potuto toglierli perché nessuno controllava. Ma se tu fai una domanda così e poi vai a dormire, non è che poi ti risponde Petrarca con un sonetto. Ah, Laura, quanto Laura. Laura, quanto è bel condurti meco sulla vettura mia di marca Iveco. Pur se ghigliottina io non mi spiego, ciao so tieg c'è dove c'è più lenza. Non c'entra, ma... spiego. Grillo, è ovvio che ti scrivono i matti alla decima pinta di birra, Beppe. Grillo e Casaleggio sarebbero i maghi della comunicazione. Dicono che la rete è il mezzo migliore e poi non sanno come funziona. È come se il comandante di un Boeing dicesse: vi informiamo che abbiamo raggiunto quota 10.000 piedi, ma non sappiamo bene come atterrare. Se io, Grillo, la sera scrivo sul mio profilo: ho un cetriolo in mano, cosa ne faccio? Quanti saranno quelli che mi danno la ricetta dei sottaceti? Beh, è delirante! È tutto un delirio, è tutto un delirio virtuale e reale. Questa settimana è accaduta una cozzaglia di eventi improbabili senza un minimo filo di logica. Un presidente della Camera che gioca la ghigliottina, dei deputati grillini che assaltano i banchi del governo, un deputato di Scelta Civica che dà una gomitata in faccia a una grillina, un grillino che offende sessualmente delle deputate del PD e alla fine ho visto pure un concorrente del Grande Fratello 1 che ha chiesto l'impeachment del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Nel frattempo qualcuno bruciava i libri di Augias, qualcun altro insultava la Bignardi, è caduto un terrazzo sopra un treno, le nutrie hanno fatto la gara a Modena e Roma è diventata navigabile! Giova, lo capisci che seguire un TG è come far fare zapping a un macaco? Non c'è un senso. La cosa più normale che ci trovi è il macaco sul divano col telecomando. Come puoi spiegare una settimana così? Dimmelo, ma nemmeno Mieli ci riuscirebbe. Ma guardi, trovo difficile spiegare la situazione attuale. Forse è paragonabile alla crisi del Kippur del 73. Ma no, non nemmeno. Forse il golpe borghese del 70. No, no, io guardi, lo definirei più un puttanaio di proporzioni indicibili. Ecco, forse sì. L'unica certezza, buonasera Mieli, l'unica certezza della settimana è che Casini torna da Berlusconi. Ancora Casini?
con Berlusconi nel 2014? Eh no, è come se andassimo al cinema e ci fossero ancora i film con la Fennec e Alvaro Vitali. Giova, lo sai, te lo giuro, Gio, che io Casini non l'ho mai visto in piedi. Com'è? Alto? Basso? Com'è? Io l'ho sempre visto col culo su una poltrona. Dimmi com'è. Guarda, Giova, sai che mi ricorda Casini, Giova? La Barbie. Sai che c'è la Barbie cavallerizza, no? C'è la Barbie sportiva, la Barbie subacquea. Ecco, Casini è una specie di Barbie, solo che lo trovi solo in una versione. Casini sulla poltrona, Casini sopra la poltrona, Casini incollato alla poltrona, la poltrona incollata a Casini, sopra la poltrona Casini campa, senza la poltrona Casini crepa. Tra l'altro, ma non si odiavano con Berlusconi? Io mi ricordo che un po' di tempo fa Berlusconi aveva detto che Casini era una persona orridissima. Orridissima. Casini allora gli aveva risposto dicendo che era un bugiardo e ha aggiunto che non ci avrebbe mai preso nemmeno un caffè. Ma oggi, nel 2014, hanno ritrovato l'amore. Sono come Albano e Romina. Felicità, c'è di nuovo Casini, richiama anche Fini la felicità. Ritorna al governo, ci resta un eterno la felicità. Senti, nell'aria c'è Toti con la tuta bianca nella Beauty Far. Buonasera, Toti. Toti, lei è il nuovo pupillo di Berlusconi, se ne rende conto? Toti, pensi, Berlusconi ha lanciato prima Fini, poi Alfano e adesso tocca a lei. Non ce li vogliamo toccare un po' i maroni, Toti? Toti! Ce l'ha un piano B, Toti! Il buon vecchio agriturismo in Maremma, Toti! Che eroe, Giova! Guarda che Toti è un eroe! Una vita passata in Mediaset, Giova! Guarda che l'unico che ha passato più tempo di Toti a Mediaset, sai chi è? È il Gabibbo. Il Gabibbo è Toti. Il Gabibbo è Toti. Uno è un personaggio pacioccone con la voce buffa che dice cose pensate da altri, l'altro è un pupazzone rosso che dice balami. Comunque. Comunque, Giova. Comunque, Giova, non tutto quello che è accaduto questa settimana è delirante. No, no, no. Non è vero. Qualcosa di razionale a guardar bene in questo paese c'è. La Fiat non c'è più. Oh, ce la siamo tolta dalle balle. Oh, c'avevamo un'industria in Italia e Marchionne ce l'ha tolta. Oh. Buonasera, dottor Marchionne. Buonasera. Buonasera. Senta, allora è ufficiale, la Fiat non esiste più. Non voglio che mi si dica grazie. No, ma, no, certo, nessuno ringrazia. Però dico, la nuova FCA avrà la sede legale in Olanda e quella fiscale a Londra. In Italia cosa resta? Come cosa resta? Eh sì, dico, in Italia cosa resta? In Italia? Cosa resta? I licenziamenti restano. Ah, quelli... Ma quelli mica li tolgo. Ah, certo. Vabbè. Tanta roba. Sì, sì. No, però per l'Italia sì, però dico, per l'Italia è un duro colpo. Ma... Casomai è un duro colpo per l'Olanda. In che senso? Beh, adesso è ufficiale, no? Cosa? Le macchine brutte le faranno gli olandesi. Ah, sì. Certo, ma non adesso... voglio che mi si dica grazie. Ma, no, ma nessuno la ringrazia. Ma guarda. Non voglio nemmeno che mi si dica Fiat. Ah, non si può neanche più dire. Perché adesso c'è la FCA. Ah, la FCA, sì, avete presentato anche il logo, certo, sì. Potevamo metterci anche la I. No, no. Ma poi avrebbe richiamato quella brutta parola. Ecco, appunto, sì. Che non si può dire. No? Eh no, certo. Che se la dici ti vergogni. Eh certo, infatti. E dico, dici quella esatto. Parola è brutta, no? Esatto, brutta. Shamed of me. No? Si vergogna, giusto, certo. La dico? Eh no, siamo in fascia protetta, non si può. Non la no, infatti. Perché se dico quella parola con la I, appunto, ti viene in mente quella brutta parola certo, che sì. I bambini non devono sentire. Esattamente. Perché a quest'ora. Sentir dire no. La parola Italia. Ma no. È brutto. È veramente brutto. Non diciamolo Italia.